Alan Alpenfeld e Zeno Gabaglio animeranno domani uno spettacolo, un'anteprima, uno spettacolo teatrale molto interessante, però vorrei fare prima Alan e poi a Zeno una domanda sul tema che ha scelto Chiasso Letterario per i 10 anni di Chiasso Letterario, è il cambiamento. Alan, per te che cosa significa il cambiamento? Adesso in questo momento della mia vita sono particolarmente sensibile al cambiamento climatico, cambiamento di quello che succede con l'inquinamento, cioè davvero. Quindi proprio sto veramente cercando di scegliere cosa acquistare, cosa prendere, non prendere, e lo trovo veramente importante perché secondo me cioè, le cose stanno veramente cambiando e le tratto molto anche con gli spettacoli teatrali che faccio, che ho fatto in passato. E Zeno? Facendo un salto un po' più generale, filosofico, il cambiamento è uno di quei dati inevitabili nell'esperienza e quello che penso io è che è importante cavalcare questo dato inevitabile, questo accidente dell'esistenza, quindi in qualche modo essere padroni dei cambiamenti, magari anche scegliere di cambiare quello che si fa in modo da non farsi sorprendere. Cavalcando il cambiamento si può spesso incorrere nell'errore, nei passi falsi, ma anche nel nostro ambito fa parte dell'esperienza di tutto quel materiale che si accumula nella speranza, attraverso i cambiamenti, di creare un percorso che sia in sé coerente, interessante, che vada da qualche parte. Certo. Bisogna saperle accettare i cambiamenti anche. Non è facile. Questa è una cosa che va già imparata da piccoli, secondo me. Assolutamente. Mettersi in discussione e poi magari, appunto, come dici tu, pistare la testa contro il muro e prendere, ascoltare, no? E poi magari fare il passo propositivo, cioè scegliere di cambiare. Esatto. A un certo punto accettare quello che ti cade addosso, però anche dire sono io che cambio. Ho fatto fino all'altro ieri quello, adesso facciamo qualcosa di nuovo. Proprio per non rimanere magari sempre spiazzati dal cambiamento. Poi mi piace quello che hai detto, perché hai detto sono io che cambio, cioè sei tu padrone del tuo cambiamento, non è che te lo fai imporre da qualcun altro. Capita anche quello, sì. Però ogni tanto poter scegliere di cambiare è molto meglio. Dà soddisfazione anche. Assolutamente, ma penso che noi che andremo a vedere domani alla Sala Diego Chiesa alle 16 il vostro spettacolo teatrale Words and Music, cioè parole e musica, di Samuel Beckett, sono sicura che ci darà molte soddisfazioni. Magari ci potete dire come è nato, prima uno poi l'altro, come è nato questa idea, che cosa dobbiamo aspettarci domani? Da menti molto creative come le vostre. È un testo che è stato scritto nel 62 da Samuel Beckett come radiodramma. Aveva concepito quindi senza immagini. E io ho voluto metterlo in scena per andare a scoprire invece il visivo, quello che si vede, quindi mettere insieme teatro e radio, proprio perché il radiodramma è qualcosa di, cioè, anche oggi, di molto attuale, cioè può veramente creare delle emozioni molto forti. Però noi abbiamo fatto questo studio, parole e musica è per eccellenza, almeno per me, mettere teatro, che è la mia passione, e la musica, che è la mia passione, insieme. E se posso aggiungere, certo. La cosa interessante è che già presente nel testo di Beckett, fin dal titolo, cioè questa contrapposizione di parole e musica, musica è un personaggio, e quello che non succede mai nel teatro, al personaggio musica è spesso affidato il ruolo di schiacciare le parole, perché nel teatro in genere la musica sta sotto, accompagna, sottolinea le emozioni delle parole, invece in questo caso proprio si mangia le parole, lotta contro le parole, quindi dal punto di vista mio, del musicista, è una sorta di rivalsa voluta dall'autore stesso nei confronti dello strapotere della parola. Allora, come avete capito, domani è un appuntamento da non perdere, domani ore 16 alla Sala Diego Chiesa. Grazie mille Alan, grazie mille Zeno. Grazie.